C'era una volta un castello sul mare, dove viveva la bellissima Marinella dagli occhi blu. Era innamorata del mare, si affacciava tutti i giorni dalla finestra della torre più alta, sognando di poter essere un pesce per nuotare fra le onde. Proprio sotto la torre del castello viveva un pesciolino d'argento che amava tanto nuotare. Marinella si accorse di quel pesciolino e gli si affezionò ogni giorno sempre di più, e lui ogni giorno saltava sempre più in alto, sempre più in alto. Così Don Francisco Hernandez, gran medico di corte, partì alla volta del Nuovo Mondo, solcando il mare con 3 navi dalle vele quadre. Attraversò tutti i 7 mari finché non si ritrovò tra i pesci di una fontana in un giardino incantato. La fonte! La fonte che stai cercando nelle alte montagne! Oltre la lunga valle del fiume Asciutto e bagna le preziose pietre d'acqua! Nel giardino incontrò un vecchio custode, un uomo molto basso, e avevamo costruito una fontana dove sgorgava l'acqua che Teotihuacan aveva fatto uscire con la sua spada. Marinella era davvero felice di rivedere suo padre e volle presentargli il suo innamorato, il giovane venuto dal mare. Quello stesso giorno si celebrarono le nozze dei 2 giovani con un grande pranzo, canti e balli. Don Francisco regalò al re di Spagna il suo grande diario, in cui aveva disegnato tutti i tesori che aveva scoperto durante il suo viaggio nel Nuovo Mondo, e fu perciò nominato Principe della Mesoamerica. Alto il monte e asciutto il fiume, chiudi il librone e spegni il lume.